Abbiamo completato la battaglia sfida Full Moon. Ora ci manca il Foggy Day, una speciale battaglia contro la cognizione di un evocatore che ha dissipato il velo della nebbia. Porta fortuna del tuono, danza di ali, nebbia d'argento, entro 20 azioni, fisico 5 punti, putte attacco tecnico 7, Aru 4 punti e Phoenix abbattimento 10. E vuoi 1.200.000 punti! Signorino, chiedi poco tu, 20 azioni, Però otteniamo la carta di danza di ali, che quella è fantastico. Ok, proviamo a sfidarlo da solo. Perché con gli altri ho paura che consumo troppi turni. Con gli altri ho paura di consumare troppi turni. Riuscirai a superare questo nemico? Certo che ce la farò. Lo faccio anch'io, cosa credi? Allora, iniziamo ribellandoci, aumentandoci il critico. Izanagi! Ha! Mi dispiace, debilitazione. Avrei dovuto prima addormentarti? No, va bene così. Niamete! Mancato. Ora, invece, dove sei? Spettacolo fantasma! Raul in queste battaglie è veramente game breaker totale. Assautobi! 8 attacchi sicuri che non fanno neanche troppo danno, ma che fanno un critico della Madonna. Vediamo se posso, come per l'altro, addormentarti di nuovo. Perfetto, così ricarichi un po' di punti vita. Bravo ragazzo. Intanto mi carico. Non volevo ucciderlo troppo. Cioè non volevo che un colpo solo lo devastasse. Ricaricati un po' di punti vita. No, sei già guarito. Bravissimo. Anche io sono ritornato alle mie statistiche basi. E allora, spettacolo fantasma. Ricaricati un po' di punti vita. Vai. Continua a ricaricarti. Io intanto ritorno anche io alle mie statistiche di prima. Cadenza Neo. Zenze Ikaru. Ora, giusto per cambiare io, farei un altro attacco. Ma siccome siamo caricati, andiamo di nuovo di Assautobi. Madonna, vado anche di critico qua. Un po' bassi, Però 35.000 colpo. Torna di nuovo a dormire. No, facciamo stavolta i fagioli terrestri, così ci facciamo subito la carica. Sharaosha. È bello vedere come fanno vedere quali persone gli altri personaggi usavano. Tornatene a dormire, così ti ricarichi un po' di punti vita. Io intanto mi riaumento le mie statistiche, che sono già aumentate. Scherzavo, allora abbasserò le tue. Visto che allora ti stai ancora ricaricando, ma probabilmente al prossimo turno sei fuori dalla carica, quindi ti attacco. Però ti attacco con un'altra persona. Ti attacco con Mahal Ayamur. Minchia, l'ho devastato. Però ho vinto. Perfetto. Abbiamo vinto. Non me l'aspettavo, pensavo di ucciderlo senza vincere, lo ammetto. Bravo. Porta fortuna del tuono, danza di ali e nebbia d'argento. Ottimo. Così si fa, Trickster. Grazie. Nebbia d'argento, danza di ali e porta fortuna del tuono. Porta fortuna secondo me fa, com'è che si chiama? Dio del tuono, fa dio del tuono. Danza di ali lo dobbiamo insegnare a Yusuke assolutamente. Dio del tuono, ci avevo azzeccato. Dobbiamo insegnare a Yusuke danza di ali, perché questa carta non si ottiene in nessun altro modo se non così, e ci semplifica soprattutto l'insegnarlo a qualcuno. Ora,
Non la uso perché devo insegnarla a Yusuke, ovviamente. Ma questa carta è uno dei motivi per cui comprare quel DLC e fare la sfida, assolutamente. Certo, non vale la pena certo spendere i soldi interi per questo DLC, ma finché è in sconto, perché no? E ora riproviamo la sfida, questa volta a livello massimo. 2.500.000. Un po' tanti, però ha assorbi elettricità, che anche quella è una carta che non si ottiene in nessun altro modo se non questo. Perfetto. Però ottieni in 24 turni già 1.000.000, ottieni 9999, mica male. E allora inizio a ribellarmi. 24 turni sono tanti, sono veramente tanti. Vuol dire continuarlo a farlo ricaricare con... Stavolta mi hai colpito, complimenti. E allora mi carico. Vuol dire continuare a farlo ricaricare con i punti vita. E ora, addormentati. Bravo Raul. Ti ho debilitato io? No, non l'ho debilitato. Va bene, debilitiamolo. Spero che tu non ti svegli. Bravissimo, continua a dormire. Dove sei? Dove sei? Ayamur! 50.000 a colpo? 50.000 a colpo. Mica male. Sì, ne è valsa la pena spendere metà dei miei punti vita per questo. Ah, già blocco, mi dispiace. Sono protetto, meno male. Per un attimo ho pensato questo farà male. Attacco ristabilito, perfetto. È il momento giusto per usare cadenza neo. Allora, cadenza neo. Zenze ikeru. Vai, vai, continua ad usare attacchi che tanto non mi fanno danno. Mi avesse congelato sarebbe stata un bel cazzo nel culo quella. Quello sarebbe stato una bella fregatura. Continua ad addormentarti, per favore. Io sono carico? Credo di no. O forse sì. Non mi ricordo. Controlliamo. No, non sono carico. Perfetto, così lui dorme e si ricarica. Caricati. Al turno dopo lo debilitiamo. E usiamo Sautobi. Dove sei? Dove sei? Debilitazione. Al turno adesso lo addormentiamo di nuovo invece, mi sa. Mi spiace, blocco. Spettacolo fantasma, dove vai? Qua. Abbiamo altri 15 turni, ma quanti ne abbiamo sprecati finora? Abbiamo sprecato 10 turni, merda. Va bene, va bene. Assautobi. Come blocca? Oh no! Avrei dovuto controllare, che stronzo che sono. Cazzo, non avevo controllato questa possibilità. Non l'avevo contemplata il fatto che lui potesse bloccarli. Dannazione. Non l'avevo proprio contemplata questa possibilità io. Oh, Izanagi no Okami. Questo ha fatto male. Questo ha fatto molto male. Izanagi no Okami mi ha fatto la mua. Ha fatto veramente male quell'attacco. Per favore, ora che non sei più resistente agli attacchi fisici, addormentati. Perfetto, c'è la vita carica, bravo ragazzo. E ora possiamo andare di Assautobi. Con anche un critico. Ok, ok, ce la posso fare, ma sarà... Sarà molto tosta, sarà molto tosta. Ora dobbiamo, spera che si riaddormenta di nuovo. No, ti prego. Resisti, Joker. Bravo, bravo Joker. Meno male che te la sei rimossa da solo. Spettacolo fantasma.
Ho altri 8 turni. Ce la posso fare. Ce la posso fare, ce la devo fare. Caricati. Mi sa che, ecco, stavo per dire, lui si sveglia e io finisco gli attacchi aumentati. Vero? Le mie statistiche tornano normali? Ovviamente. E allora, spettacolo fantasma di nuovo. Statene addormentato, bello. Dai, ce la posso fare. Ce la dobbiamo fare. Come siamo messi? Ok, dobbiamo. Cadenza Neo a noi. Poi debilitiamo lui e poi lo attacchiamo. E al turno dopo lo dobbiamo addormentare di nuovo. Ovviamente, lo sapevo che ti saresti svegliato. Vuoi usare di nuovo Cross Slash, eh? Beh, e io te lo impedirò. Però ora resisti agli attacchi fisici. Ok. Cosa faccio? Ribellione. Lo so già che vuoi attaccarmi fisicamente. Yoshitsune, anche tu? No, non me lo aspettavo proprio. Non me lo aspettavo proprio. Perché ora lui blocca gli attacchi fisici. Allora cadenza Neo di nuovo. Ai. Quello lì no. Che culo. Ok, in questo stato non hai debolezze. Perfetto. E allora, spettacolo fantasma. Abbiamo altri 2 turni, cazzo. L'ultimo turno, no. Dannazione, devo ucciderlo adesso. Non ho altre alternative. Non ce la faremo mai, lo so già. Lo so già che non crepa. Però forse... No, non ce la fa. Non crepa. Dannazione. Dannazione per poco. Allora, facciamo che ci concentriamo. Devo studiarla meglio la cosa dei turni, perché prima ne ho persi fin troppi per nulla. Compreso quell'attacco che non me lo aspettavo che parasse. Non me lo aspettavo. Kaguya non resisterà agli attacchi fisici, vero? No, anche Kaguya resiste agli attacchi fisici. Buono da sapere. E allora, intanto mi ricarico. Ormai non c'è più da tener conto i turni. Chi se ne frega. Sharosha, anche questo resiste agli attacchi fisici. Tutti che resistono agli attacchi fisici, eh. Ribellione, così aumentiamo il critico. E dai, lo stai facendo apposta a non attaccare fisicamente, stronzo, lo so. Lo so che lo stai facendo apposta. Ottimo. Ottimo, ma cattiva questa. E allora, ora finalmente puoi addormentarti. No. Eccolo qua. Spettacolo fantasma, prima. Ok. È stata più difficile di quanto mi aspettassi e dobbiamo studiarla meglio. Ayamur! Ok, al milione ci siamo arrivati. Cazzo, con quei 999 l'avremmo ucciso e avremmo vinto. Come prima, esattamente. Però abbiamo ottenuto Assorbi Elettricità, che era quello che a me interessava. Avevo ragione ad aspettarmi grandi cose da te. Grazie, lo so. E ora, come la scorsa puntata, full concentrazione su questa battaglia. Non ce l'abbiamo fatta di nuovo. Però abbiamo vinto. Dannazione. Per poco, per tanto così. Ci mancavano 250.000 punti.
No! 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 Per pochissimo! No! 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 Per pochissimo! Mi bastava un altro turno! Un altro turno mi bastava! Siete dei bastardi! Pertanto così mi mancava! Ho deciso di fare un cambiamento su Yoshitsune che potrebbe aiutarci. Mettiamo su Yoshitsune carica, così nel mentre che abbiamo il turno in cui lui si riprende dall'attacco tecnico, almeno possiamo già fare la carica. Discepolo sagace, poi lo rimettiamo. Riproviamoci con tutta la concentrazione che possiamo avere. Che questa non è una battaglia difficile, è una battaglia in cui devi essere preciso se vuoi avere il punteggio che vuoi. Perché lo abbiamo asfaltato, non c'è nulla da dire, l'abbiamo asfaltato un sacco di volte. Il punto è che per avere quella ricompensa devi proprio essere preciso all'inverosimile.終わるわけには風や。来い。ダウン。頂戴する。そんな。オールフェンスピカロ。全然いける。 私に任せて。まだ終わるわけには。 終わるわけには。くらえ。ヘルス。ありがとう。よし。
Yes! Cazzo, sì! Finalmente! Finalmente, sì! Oh, finalmente! Ce l'abbiamo fatta, alla fine! Ce l'abbiamo fatta! Così si fa, Trickster! Hai sconfitto colui che ha dissipato l'impenetrabile velo di nebbia. Davvero notevole. Hai fatto grandi cose durante il tuo viaggio, conseguendo una forza pari a quella degli eroi antichi. Come guida incaricata di condurti lungo il cammino, è un sommo onore assistere a una tale grandiosità. Finché brandisci questo potere, sarai di certo in grado di aprire una via verso il futuro che desideri. Cristo... tutto questo per un equipaggiamento. Per un equipaggiamento. Spero che ne valga la pena. Fascia dell'audacia. Signore delle armi. Uno signore della magia e uno signore delle armi. Ne è valsa la pena? Sì. Sì. Va bene. Ne è valsa la pena.